Questa sera riparte Libri in Faccia, Culture Condivise con la sua seconda edizione, è un'edizione particolare, non poteva essere così, però devo dire che ancora una volta ha vinto la collaborazione, la condivisione tra più associazioni, tra più momenti culturali. Per questo noi ringraziamo assolutamente e innanzitutto il presidio del Libro di Ostuni e quindi Paola, la professoressa Paola Cirasino e poi tutti i nostri sponsor tecnici che hanno permesso e permetteranno nei prossimi appuntamenti di portare qui singoli autori da tutta Italia, quindi a partire dai Sette Archi, Graziana Maiorano e Giorgio Bagnardi, il Factory 18 e Sandro Bagnulo e poi Edicolè, il Mondadori Point di Antonio Cisaria e poi chi ci ospita, questa sera ci ospita un posto meraviglioso che è il Cicinedda Fruit Bistrò, che è davvero un luogo concreto dove le persone non solo si incontrano per bere qualcosa ma per scambiare idee e per trovare appunto una cultura condivisa. E ringraziamo anche Ciccio in Piazza che ci offrirà diciamo, i suoi luoghi, i suoi spazi durante le presentazioni di luglio. Vi rimando come al solito alla nostra pagina Facebook e ai nostri social network, ci trovate su Facebook con Libri in Faccia, Culture Condivise. Non posso che esprimere la mia gioia nell'avviare un percorso di collaborazione con l'associazione Libri in Faccia che già ha lavorato nel territorio ostunese la scorsa estate. Credo che l'idea di lavorare tra più associazioni sia un'idea vincente tra le associazioni e anche le istituzioni, perché solo creando delle reti tra le persone che si occupano di eventi, se così li vogliamo chiamare, di eventi culturali, si può migliorare l'offerta, si possono raddoppiare le energie, si possono creare quelle sinergie tanto ricercate. E io sono la referente del presidio del Libro di Ostuni, il presidio è un'associazione che lavora in Puglia da 12 anni. Su Ostuni è cresciuto negli ultimi 2 anni perché è nato solo 2 anni fa e ci possiamo ritenere estremamente soddisfatti sia per i risultati di pubblica che di critica e anche per i risultati nelle collaborazioni. Grazie ai nuovi partner ci seguiamo, ci potete seguire anche noi sulla nostra pagina Facebook, abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Gruppo Presidio del Libro di Ostuni e lì chiedere l'iscrizione in modo da essere aggiornati sugli eventi.